È lecito ad un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Ci hanno fatto commuovere, intenerire, ridere. Lo sai che in questa casa c'è una donna incinta? Fai il vago? Me so ubriacato della donna. L'ottavo re di Roma che si inginocchia per urlare tutto il suo amore a una bella ragazza confusa tra la folla. Lei, pura spensieratezza e cuore batticuore, che non la finisce mai di ridere. Che numero ha sulla maglia? Il 10. Brava, perfetto. No, va bene, basta. Così belli, così innamorati, che abbiamo tifato per loro persino quando hanno chiamato la figlia Chanel. E poi, si vanta Hilary, che fa più tre figli con lo stesso uomo, è come darle torto. Palloncini e karaoke per le feste di compleanno, tuffi nel mare Tirreno, alle porte di Roma, pranzi domenicali Francesco e Hilary, proprio due come noi, che litigano perfino perché qualcuno ha messo in giro pettegolezzi. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Poi il comunicato di separazione, anzi due disgiunti. Speravo di morì prima, ha scritto qualcuno. Il sogno di un amore da favola è ormai infranto. Devo tutto, Francesco Totti. E poi le vacanze separate, le foto dell'altra, i figli un po' con il padre, un po' con la madre, fino all'accusa finale e ferale. Mi ha tradito prima lui. No, è stata lei. Sì, Francesco e Hilary. Proprio due come noi.